Immediatamente i 300 milioni di euro che ci deve la regione Campania, si rischia il fallimento e, con il nostro, quello dell'intero sistema farmaceutico regionale. È il grido di allarme di Michele Diorio, presidente della Federfarma di Napoli, i cui iscritti per protesta hanno messo in atto una serrata. Regione ASL spiega la nota di Federfarma: non pagano da quasi un anno, mettendo a rischio la difesa dei nostri diritti e la difesa del diritto alla salute di tutti i cittadini. Il servizio in città è stato ridotto al minimo, allevando solo in parte gli inevitabili disagi per i clienti. Le industrie farmaceutiche e la distribuzione intermedia, conclude la nota, stanno tagliando le forniture destinate alle farmacie napoletane. I 750 titolari di farmacie hanno anche inviato delle cartoline al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che riproducono il manifesto di protesta affisso oggi sulle serrande dei loro esercizi.